Notiziario settimanale a cura dell'ufficio comunicazione ANMIL. In occasione della giornata della donna 2017, l'ANMIL lancia il secondo concorso di poesia Lavoro insicuro, riflessi negli sguardi delle donne, che invita a produrre componimenti che abbiano a centro la donna e l'infortunio. Ai vincitori verranno riconosciuti targhe e premi in denaro secondo una giuria composta da personaggi autorevoli del mondo della cultura, dell'arte e del sociale, ma anche in base al pubblico della rete che potrà esprimere online il proprio voto decretando il vincitore di un premio web. E grazie alla partnership con la Gangem Editore verrà pubblicato un volume con i migliori componimenti pervenuti. Per saperne di più, chiamare il numero verde 800 180 943. Grande successo di pubblico al concerto per la sicurezza sul lavoro organizzato dall'ANMIL il 1 marzo a Rieti nell'ambito dell'evento Diritto al lavoro in sicurezza, parole e musica, che nei prossimi giorni sarà visibile online. Il concerto è stato promosso con l'obiettivo di raccogliere fondi per realizzare un monumento dedicato alle vittime del lavoro e ha visto le straordinarie esibizioni di Mariella Nava, Fausto Mesolelle e Scuba Libre e inoltre dei bravissimi alunni del liceo musicale dell'Istituto Magistrale Elena Principessa di Napoli di Rieti. Nei prossimi giorni sarà visibile sul profilo Facebook dell'emittente televisiva rietina RTR e sul nostro canale YouTube ANMIL Onlus. Tre novità nella riforma Madia sull'inserimento dei disabili nella pubblica amministrazione. La prima consiste nella creazione della consulta nazionale per l'integrazione con i compiti di indicare ai ministeri competenti misure innovative per migliorare i livelli di occupazione e valorizzare le competenze del lavoratore. La seconda è l'individuazione di un responsabile dei processi di inserimento col compito di garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro e segnalare eventuali situazioni di disagio o difficoltà. Infine, grazie al servizio di monitoraggio e banca dati, le amministrazioni pubbliche dovranno comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno le scoperture di posti riservati ai disabili. Inoltre, con il decreto mille proroghe, slitta al 2018 l'obbligo di assunzione di lavoratori disabili per le imprese che abbiano tra 15 e 35 dipendenti. Con il differimento viene meno anche la scadenza già fissata al 1 marzo entro cui andava effettuata l'assunzione obbligatoria, che decorrerà invece solo a partire dal 1 marzo del prossimo anno, mentre restano invariate per tutto il 2017 le vecchie norme e l'obbligo di assumere un disabile scatterà solo nell'eventualità di nuove assunzioni. Per ulteriori approfondimenti vi invitiamo a rivolgervi all'ufficio affari legali ANMIL chiamando il numero verde gratuito 800 180 943. Presentati i risultati sull'attività svolta dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro nel 2016. Su oltre 191.000 aziende controllate sono emerse irregolarità nel 63% dei casi. I lavoratori irregolari riscontrati sono risultati oltre 186.000, di cui più di 62.000 totalmente in nero. Nel complesso sono stati evasi contributi e premi per oltre 1,1 miliardi di euro. Anche per le unioni civili e le coppie di fatto possono essere riconosciuti i permessi previsti dalla legge 104. Lo specifica l'INPS in una circolare, stabilendo però che il permesso può essere usufruito unicamente nel caso in cui si presta assistenza al partner e non ad un parente del compagno, non essendo riconoscibile il rapporto di affinità. Medesime previsioni anche per i casi di congedo straordinario previsti dal decreto 151 del 2001. Per maggiori informazioni contattare l'ufficio servizi istituzionali ANMIL al numero verde 800 180 943. È stata rinnovata anche per il 2017 la convenzione tra ANMIL e ACI, in base alla quale i soci ANMIL e i loro familiari potranno acquistare e rinnovare le tessere ACI Gold e ACI Sistema con uno sconto di 20 euro rispetto ai costi ufficiali, esibendo la tessera associativa ANMIL presso l'agenzia ACI più vicina, il cui elenco è consultabile sul sito www.aci.it. Per approfondimenti su queste e altre notizie, consultare il sito www.anmil.it.